Buongiorno a tutti. Oggi vorrei tornare a parlare di libri di cucina perché diciamo che è una cosa che mi sta appassionando, che mi è sempre appassionata, ma che mi appassiona sempre di più mano a mano che scopro cose nuove che potrei cucinare e mangiare. E quindi vorrei farvi vedere quattro libri di cucina che si sono aggiunti alla mia collezione, insomma, due davvero molto recenti e due un po' meno recenti. Parto da quelli meno recenti, che sicuramente almeno uno dei due l'avete visto in una foto di Instagram, e si tratta di Cucina giapponese di casa di Harumi Kurihara. Come al solito, con tutti i miei segnalini per le ricette preferite, credo che questo, come uno degli altri, mi sia stato suggerito da qualcuno qui su YouTube, ma non ci giurerei, molto probabile in realtà. Ed è un libro che io ho trovato particolarmente illuminante, perché io amo molto la cucina giapponese, ovviamente quella mangiata al ristorante, ma come fa notare questo libro, la cucina giapponese casalinga tradizionale non ha niente a che vedere con quello che noi mangiamo al ristorante, ovvero in Giappone non è che tutte le sere si cena col sushi, ovviamente. E in questo libro non si trova assolutamente nemmeno una ricetta di sushi, ma molte altre ricette interessanti, della cucina, appunto quella più classica tradizionale. E devo dire che si trovano tante ricette interessanti, ovviamente. Anche se qualcuno sostiene che gli ingredienti utilizzati in queste ricette sono di facile reperimento, eccetera, non l'ho trovato poi tutta questa facilità, tant'è che alla fine per poter testare alcune di queste ricette ho fatto un ordine online su un sito di alimenti orientali. No, non orientali. Etnici in generale, perché mi sembra che ci sia anche qualcosa di messicano. Vabbè, in ogni caso, su un sito che si appoggia a un negozio di Milano molto grande che è Katai. Comunque poi ve lo lascio qui nell'info box. In ogni caso, una volta recuperati tutti gli ingredienti, non è stato difficile cucinare qualcosa. Io, se non ricordo male, ho sperimentato solo una ricetta di questo libro per il momento, che sono queste polpettine in salsa teriyaki, che sono davvero venute bene. Adesso no, non per vantarmi, ma sono venute davvero molto bene e mi ha stupito la facilità con cui in realtà si può assemblare una salsa teriyaki degna di quella del ristorante. Quindi sono molto molto contenta di aver acquistato questo libro e sperimenterò presto altre ricette. Questo è un libro edito da Guido Tommasi Editore per il prezzo di 25 euro. Io ho comprato tutti questi libri su Amazon, no, tranne quest'altro che ho comprato in libreria. Il secondo libro che vi mostro, quasi sicuramente mi è stato suggerito da qualcuno qua su YouTube, ed è quello che piace a Irene, che è uno di quei libri, cioè questo incarna tutto quello che io amo in un libro di cucina, ovvero copertina rigida, una bella edizione, carta che sembra quasi carta riciclata, bellissime fotografie con 100.000 filtri alla Instagram e che ne so, però mi piacciono. Idee interessanti, non sempre per forza difficili da realizzare, e una sorta di, non lo so, filo tematico che unisce tutto. Qua il tema ovviamente sono le stagioni e all'interno delle stagioni abbiamo le ricette suddivise per pasti, quindi colazione, pranzo e cena. E non ho ancora sperimentato niente di questo libro perché in realtà nessuna cioè mi hanno colpito tutte le ricette e nessuna in particolare, però è proprio bello da sfogliare. Lo so che sembra una scemenza, ma a me questi libri piacciono anche per questo. Io trovo davvero, non lo so, subisco il fascino di un libro impaginato in questo modo, con queste belle fotografie, con anche i caratteri diversi all'interno delle stesse pagine. Insomma, mi piacciono moltissimo, moltissimo. E tutto sommato, penso che comunque recupererò qualcosa da qui perché ci sono tante idee carine, anche piuttosto semplici, quindi anche delle idee per decorare la tavola.
insomma, delizioso, secondo me è delizioso. Anche questo libro, edito da questo editore che fino a un minuto fa non conoscevo, ovvero Guido Tommasi Editore, per un prezzo di copertina di anche lui 25 euro. La differenza tra questi due è che quello di cucina giapponese di casa ha la copertina morbida, mentre questo, quello che piace a Irene, ha la copertina rigida e io li preferisco così. Mi danno più l'idea del ricettario. Gli ultimi due libri di cui vi parlo sono arrivati da pochissimo, quindi ovviamente non ho ancora avuto modo di sperimentare niente proprio per una questione di tempo, ma mi hanno colpita e quindi ve li faccio vedere subito. Premessa, perché ho acquistato questi due libri, che sono due libri di cucina un po' particolari, perché finalmente mi sono decisa dopo tanti anni a mettermi nuovamente nelle mani di una dietologa. E una dietologa che, non lo so, mi è piaciuta tantissimo e mi ha indirizzato su una strada molto interessante, che non è assolutamente quella del vegetarianesimo o del veganesimo, se si dice così, ma mi ha indirizzato su una strada ovviamente più di alimentazione più sana, più consapevole, che quindi non mi porterà sicuramente. Penso, mai dire mai perché solo gli stupidi non cambiano mai idea, però per il momento non mi ha sicuramente portato a fare una scelta vegetariana o vegana. C'è però da dire ovviamente che dovendo mangiare molte più verdure, cosa che io prima non facevo, e dovendo limitare moltissimo tutti quegli alimenti particolarmente raffinati o grassi o ad alto indice glicemico, ho acquistato questi due libri per avere delle idee in più che secondo me non fanno mai male. Il primo è di tutti questi libri, è il mio preferito in assoluto, è Naturalmente goloso di Erin Gleason. Semplici ricette vegetariane dalla mia casa nel bosco. Quando io ho letto questo sottotitolo ho detto non posso non comprare questo libro, cioè deve essere troppo bello. E in effetti è davvero carinissimo. Le ricette contenute nel libro sono al limite della stupidità tra un po', perché sono davvero delle ricette molto semplici, però carine ed efficaci. Io vi faccio vedere se la trovo quella che mi ha colpito di più per il momento e devo assolutamente trovare l'ingrediente principale per farla. Adesso vediamo se la trovo, perché quando ho visto la fotografia ho detto no, cioè non posso, la devo fare il prima possibile. Ecco qua. Il purè viola con le patate viola. Non mi interessa dove dovrò andare a recuperare le patate viola, perché ovviamente nel mio supermercato non ci sono, ma andrò in qualche fruttivendolo molto fornito e non posso vivere senza preparare almeno una volta nella vita il purè viola. Comunque le ricette sono davvero semplici, niente di complicato, però cose carine, molto colorate, anche originali negli accostamenti. Quindi, se siete alla ricerca di un libro con qualche ricetta vegetariana interessante, per me diciamo che è una sfida personale il mangiare più verdure, provare più verdure possibili, anche magari quelle che finora avevo scartato, imparare a cucinarle in modi diversi dalla solita ratatouille in padella o crude, insomma, carote grattugiate, insalata, che tra l'altro l'insalata non ce la faccio proprio. Però diciamo che sono approdata a questo libro per questo, per avere qualche idea alternativa interessante e devo dire che sfogliandolo qualcosina ho captato, quindi vedremo cosa combinerò con questo libro. L'ultimo libro che vi mostro, sempre all'interno di questo mio tentativo di alimentarmi in maniera un pochino più sana e genuina, è Pasticceria Vegana. Scusate, dimenticavo. Naturalmente goloso è edito da Nomos Edizioni e costa 19,90. Pasticceria Vegana invece è edito da Red e costa 19,50. Credo di averli pagati meno su Amazon, ma non ci giurerei. Anche questo libro ha, secondo me, tantissime idee interessanti, soprattutto per chi davvero non può, non vuole mangiare un determinato tipo di ingredienti. Io appunto prenderò ispirazione per preparare dei dolci,
più leggeri, non solo a livello di calorie, perché non di calorie che stiamo parlando, ma proprio leggeri a livello di assimilazione, senza zuccheri raffinati, senza farine raffinate, eccetera, eccetera. Poi ovviamente eliminando burro e latte, si va già meglio. All'interno di questo libro, appunto, si trovano tante idee, secondo me, molto interessanti. Il problema fondamentale, ma è più un problema mio, secondo me, è che probabilmente si presuppone che chi acquista un libro del genere abbia già fatto un certo tipo di scelta e che quindi in casa abbia già un certo tipo di ingredienti rispetto a degli altri. Quindi per me, che mi sono sempre, come dire, alimentata in maniera piuttosto tradizionale, senza fare, lo dico sinceramente, particolare attenzione a tante cose, ovviamente recuperare gli ingredienti necessari a preparare dei dolci del genere, è un po' più complesso. Non impossibile, perché sono tutte cose che comunque tra supermercato e supermercati specifici, tipo il Natura Sì o anche online, si trova tutto. Insomma, non è così difficile, però ecco, diciamo che bisogna fare una sorta di infornata iniziale per recuperare, diciamo, almeno il grosso di questi ingredienti. Ad esempio, appunto, tutta una serie di farine particolari che io non mi sono mai sognata di comprare, a partire dalla semplice farina integrale. Oppure, dolcificanti alternativi allo zucchero, che non sono appunto lo zucchero di canna, ma tutta una serie di sciroppi o malti, malto di sciroppo di riso, sciroppo d'agave, sciroppo d'acero, malto, c'è il malto di riso, se mi sembra che fosse uguale allo sciroppo di riso. Vabbè, comunque non sono ancora così informata. Oppure la polvere lievitante al posto del lievito industriale. Tutta una serie di ingredienti che almeno in casa mia non c'erano, ma che piano piano conto di inserire anche appunto per una scelta più salutare nell'alimentazione. In ogni caso, per chi crede che i vegani non mangino dolci o che i dolci dei vegani siano tristi, vorrei far vedere qualche fotografia. Ecco, questi sono quelli, i biscotti in questo momento mi sembrano più semplici da realizzare, che necessitano un po' di meno ingredienti, quindi probabilmente saranno i primi che proverò a fare. Però poi ci sono un sacco di... Ah, anche questa torta mi ispirava tantissimo, la torta di carote glassata. Diciamo, ecco, che le idee non mancano e piano piano spero di riuscire a sperimentare più ricette possibili. E basta, questo è quanto. Questi erano i miei nuovi arrivi nel reparto, diciamo, libri di cucina. Se avete qualche altro titolo da consigliarmi, dite pure, che io sono sempre aperta a ogni proposta. E niente, questo è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!